Poca gente oggi, eh? Poca. L'hanno capita. Stanno imparando la lezione, sì. Qui non passa più nessuno. Buonasera signora. Buonasera. Lei torna in periferia, torna di qua? Bene. No, stiamo pattugliando un attimo il ponte perché ci hanno detto che adesso è pieno di gente che dal centro sta invadendo la nostra periferia e stiamo cercando di capire un po' che succede. Comunque siamo stupi, non li sopportiamo. Lo so, quelli del centro sono così, è un po' un problema. Non è un problema, è un problema farli entrare che non farli fare niente tutto il giorno, a vagabondare in giro. Tutto il giorno. E soldi, chiedono soldi. Ma li difenderemo questa cosa con le unghie e con i denti. Sì, ma basta che riusciamo, che non ci fanno fuori prima. Ce la faremo, dobbiamo resistere, noi ce la stiamo mettendo tutta. Vede, io le ho chiesto apposta. Va bene. Grazie per la disponibilità, buonasera. Qua hanno chiuso 3 anni fa. Abbiamo chiuso perché quelli del centro volevano riqualificare tutto. E questa è una cosa che alle periferie non andava tanto bene. Qua il comitato per la periferia ha avuto il 100%, 100% dei suffragi. Suffragio universale. E qua le periferie hanno voluto riprendersi quello che avevano. Qua è un gioco che solo pochi riescono a giocare. Mario, parli bene tu. Questa ormai è una terra di frontiera. Buonasera signora. Scusate, la state facendo delle riprese? Prego, no, ma si figuri. Torna da questa parte? No, non sono da questa parte. Viene dal centro. E quel cane lei lo lava a casa, vero? Non lo porta dal dog washer. No, non avrebbe neanche bisogno di essere lavato. È un pulente. Questo è un test. Può passare allora. Grazie. Prego, Sara. Da 3 anni sto traghettando la gente. Cambio di poca roba. Riesco a farli passare di qua, e che qui in periferia al centro non lo vogliamo, non lo vogliono. C'è gente che vuole fare delle cose un po' particolari, vuole riqualificare, vuole portare il centro in periferia. La gente qua vuole riprendersi la periferia com'era. Dopo 3 anni è cambiato tutto. Tutto più facile. La periferia alla periferia. No, ma sei di nuovo qua. Giulietta, vieni qua un attimo. Vieni qua un attimo. Devo passare. Ma lo so che devi passare, ma tu non puoi passare, tu sei del centro. Ora abito in centro, ma io sono di qua, sono di Barriera io. Eri di Barriera, adesso sei Spinen e Barriera. Va bene, comunque devo passare. Sì, è in punta, che lei sarà. Il ponte è chiuso, hai capito o no? Devo passare, devo vedere Romeo. Ancora con sto Romeo? Sì, devo chiedergli scusa. Quanto tempo è che sei via? Tanto. E allora basta. Se vuoi farla carina con me, chissà, magari trovo il modo di farti passare. No, non voglio farla carina con te, voglio vedere Romeo. Vai a chiedere a Pino, vedi se ti fa passare. Tanto Romeo non lo vedi più. Sì che lo vedo, lo vedrò. Devo passare. Si fermi. Non si passa. Perché? Io abitavo qua. Passa solo gente come lui. Buonasera. Perché lui sì e io no? Tu non puoi. Mamma, io so tutto di questo quartiere. Sono nata qui. Devo solo parlare con una persona. Solo 5 minuti, con Romeo. Qui inizia la periferia. Tu sei di là. 5 minuti? Non se ne parla. Perché non fai venire lui? Perché non vuole venirci. Devo chiedergli scusa per essermene andata e io lo amo. E voglio ricordargli tutto il tempo che abbiamo passato insieme, ai giardinetti, alle case popolari di Via Borriana, al Piper la sera, al Big. Non mi incanti. Non è che adesso ti basta fare due nomi di due o tre posti e passi, così. Va bene, torno comunque. Te l'ho detto. Qua è un ponte. Un ponte non è un passaggio, è un confine. Perché voi volete questo? Come si chiama il quartiere? Barriera, Aurora. Barriera. Questa è una barriera. L'hai capito o no? Non mi arrendo. No, pensaci. Cosa sta facendo? Lei è di qui? Certo che sono di qui. Allora io devo andare in periferia. Barriera... Certo. Aurora. Certo. Perché? Perché? Sono un architetto. Cosa? Sono un architetto, ho degli affari di là, ho comprato... Lei ne ha avuti già troppi di affari di là forse, eh? Gli architetti. Gli architetti non passano di qua. Lei viene dal centro, sta in centro? Lei chi è, scusi? Cioè io devo andare di là. Molto lieto, Mario. Mario. Lei? Allora è vero quindi che c'è un problema ad entrare? È 3 anni che c'è un problema ad entrare, lo sapete benissimo. Non faccia il finto tonto, va, fa ne il balengu. Senti, io conosco il sindaco. Alcuno insomma il sindaco lo conoscono tutti. Bella risposta, sì. Certo. Tu e conosci quindi... quel personaggio lì? Quello lì che sta lì? Pino? Pino. Pino. Pino fa passegnere. Allora, fa cosa volete fare? Voi avete fatto dei disastri qua. Voi proprio architetti adesso. No. Io ho un progetto. L'ho presentato in giunta. L'ho presentato anche a un piano europeo e l'hanno finanziato. Devo arrivare di là. Cosa volete fare? Un'altra riqualificazione? Volete fare gli orti verticali? Riqualificazione piantare... no, quella parola lì non la dire. Riqualificazione qui non piace a nessuno, lo so. Prova un po' a chiedere a Pino, va, se fa passare. Dai, prova, chiama. Dai, chiedi. Vai. Allora, facciamo fatti i fatti tuoi tu. Grazie. Buongiorno brigadiere. Buongiorno. Senti compagno brigadiere. Attacca bene, va. Mi sono sbagliato, ho sbagliato tutto, no? Ma non hai neanche la vaccinazione anti-hipster, dai, proprio sì. No, quella l'ho fatta, quella lì è stato un attimo farlo. Me l'hanno fatta subito. Mario, questo... Ti faccio vedere. Questo discorso dello... Ma guarda che scasso. Sviluppo, ma se lo voleva fare. Guarda come deve vestire. Rimanete dei pezzenti qui. Sta insultando, eh. Rimanete dei pezzenti se non veniamo noi. Viene a casa nostra a insultare? No, no, io voglio solo riqualificare il territorio, vuol dire dare nuove opportunità a tutti quelli che vivono di là da questo ponte. Il centro è capace di dare... Sì, sta soffocando, va bene, quello avete ragione, ma sta arrivando la possibilità di avere un nuovo avvenire anche lì per i vostri figli. Se ne ci stiamo accorgendo. Secondo me è ora che vai via, è ora che navas, prima che nacciapi che idee. Tocca a me. Ve ne vendicate. Ma va, Sarniaca Codì. Buongiorno. Buongiorno. Anna Gregori. Sono dell'associazione New World All Together e mi hanno detto che di qua c'è tanto bisogno. Noi col nostro centro lavoriamo sul riutilizzo dei materiali. Il fatto che il vostro sia un centro è già controproducente. Andiamo avanti. No, cioè noi lavoriamo sul riutilizzo dei materiali perché è importante riciclare. So che voi buttate tutto, anche la plastica e il vetro insieme. Noi possiamo insegnarvi come si fa a poter suddividere le varie immondizie, e pensi che meraviglia. Con i guanti magari, mettiamo no. I guanti e separiamo. No, cassoni differenziati, uno per la plastica, uno per il vetro verde, uno per il vetro bianco, uno per il vetro più scuro, e poi c'è anche quello per la carta, suddiviso in carta, cartina e cartone. È entusiasmante questo progetto. Perché qua abbiamo già suddiviso l'immondizia, il centro sta da una parte e noi stiamo dall'altra. Ma c'è così tanto bisogno di noi dall'altra parte, lo vedo. Ma io so da che parte ci sarebbe bisogno di voi. Ha qualcosa da darci? Se vuole un bellissimo. Ha qualcosa da darci? Se vuole un bellissimo. Dei cetrioli bio. Silenzio! Continuiamo dopo col discorso, sì. Stava riprendendo. Sì, ma solo un attimo, perché mi affascina questo mondo. Lei da dove viene? Da Piazza Castello, però... Questa è una turista. Posso passare? Cosa crede che c'è di là? È schi? Chi? Cosa ha detto? Questo è un mondo difficile per lei. Oh. Non posso farla passare. Come no? Cosa devo darvi? Non lo so. Questo? Basta? La borsa? È nuovo questo. Arrivano e si derubano da soli. Sono ormai... Che vorrei provare l'esperienza. Che tenerezza ci fate. Ma cosa facciamo? Mila la saria passei. E anch'io. Ve lo lascio? No, no, lo tenga che... Posso passare? Ma certo, non si preoccupi. Sì, sì, questo... Mi fanno passare! Quasi quasi ci serve, quasi quasi. Vado? Sì. Ma sì, ma vada pure, vada. Grazie, pure. Grazie. Sì. Buona fortuna, né? Grazie. Certo, arrivederci. Noi stiamo monitorando un po' questi passaggi, così, perché... C'è un po' questa aggressione del centro nei confronti della periferia ultimamente. E anche nei nostri modi. Lei per esempio è un po' vestito da centro, sì. Però torna in periferia. Questa corruzione dei costumi della periferia un po' noi non la vediamo di buon occhio. Mi dispiace. Adesso è un po' che facciamo questo servizio. Niente, chiediamo di evitare, se possibile, certe cose, certi... Perlomeno il pantalone è un po' più lungo. Penso che faccia parte della libertà di ognuno di noi poter decidere come esprimersi, quindi... Noi però stiamo difendendo... Io condivido ogni idea e porto avanti la mia. Vabbè. Ti ringrazio. Difenderemo anche lei. Buonasera. Ti ho portato gli avanzi. Grazie tesoro, meglio a me che al fiume. Figurati, ho visto prima la nutria, sarà stata 50 cm, stavo pensando di fare lo spezzatino. Lo so, prego, prego, passi, passi, prego. Prego. Sì, lei può passare. Come va? Va male, va male. Passa gente di tutti i tipi ormai. Guarda. La chiusura non sta funzionando, Sai, cioè, hai presente il supermercato? Sai cosa ci ho trovato davanti? Ed è pure colpa tua. Cosa? Un orto verticale. Avevamo detto cosa sugli orti verticali? Non passano gli orti verticali. Anche davanti al supermercato. Davanti al supermercato. Allora, la verdura passano si compra al supermercato. Che vergogna, vergogna, davvero. E cosa hai fatto passare? Hai visto l'altro tizio in bicicletta che hai fatto passare prima? Io arrivando qua l'ho visto. C'aveva 6 kg di sale. Secondo te cosa ci vuole fare con 6 kg di sale? La pasta. Le terme ci vuole fare. Le terme? Ci vuole fare le terme a casa mia di sale, a casa nostra, hai capito? Per respirare lo iodio. Per respirare lo iodio. Ma adesso a Torino. A Torino. Uno viene a Torino per respirare lo iodio. Ma statene a mare, che cazzo vuoi? Non ho capito. Così. Gli architetti. L'architetto l'ha fermato, sai cosa voleva fare? Cosa voleva fare? Sai cosa voleva fare? Non me lo dire, non me lo dire. Oh Gesù Signore, non me lo dire, dimmelo. Voleva infestare le nostre rotonde con... No, ti prego. Con un orto di broccoli e melanzane. No, l'orto urbano no, per favore, qualsiasi cosa, ma la riqualificazione con gli orti urbani no. Minchia, zio! E questo? È Romeo. Così. Sono io, sono Romeo. Sono e che? Ho saputo che non avete fatto passare Giulietta, tu e l'altro e Mario. Oh, tu l'avevi chiesto. Minchia, ma è la terza volta che lo chiedo. Fatela passare! Io non ce la faccio più a stare qua, cazzo! Ma perché? Cosa ti manca? Cosa vuoi? Cos'è? Minchia, cosa mi manca? Cosa mi manca? Io la amo! Io! Cos'è l'amore in confronto a tutto il cemento che ti possiamo dare noi in periferia, eh? Tu la ami, non la puoi amare da casa. In Aurora e Barriera c'è tutto quello che ti serve. Si può sapere perché? Ti serve qualcos'altro? Ti serve una ragazzina del centro? Non mi serve un cazzo, no! Ti serve una fighetta! Mario! Lo sai che... Mario! Oh, yeah. Romeo, se ne vuole andare. Dove sei andato? Dove vuoi andare? Minchia, io vado... in centro! Cosa? Sì, devo andare in centro. Io vado da lei e vado a stare in quei palazzi, in un attico! No, ragazzi! Io lascio la casa popolare, vado a stare in un attico! Quegli appartamenti che stanno lì! Con la vista sulla mole, tu non ti devi permettere, capito? Tu non ti devi permettere! Ragazzi... Romeo, stai spinendo i nostri. Mario, con la sbietta in testa. Mario, dacci una mano tu, dacci una mano tu. Portacela qua, incontratevi sul ponte piuttosto, in centro no. Diamole una possibilità, l'ultima possibilità, se dimostra di poter essere... Prego. Ciao. Minchia, Giulia. Minchia, Giulia. Giulia, ti devo dire una cosa, Giulia. Giulia. Giulia, io ti amo, Giulia. Giulia. L'amore è sempre l'amore. L'amore toujours. Guarda sti due balengo. Ma non è che ci rovinano il commercio, eh? Se si sparge la voce che è così facile. Quei matrimoni promiscui. Facciamo che non abbiamo visto niente. Io di qua, tu di là. Minchia, sei super, Giulia! Giulia, sei super! Vuoi venire in centro? Vuoi venire in Barriera e Aurora? Giulia! Giulia, si sta bene lì! Giulia, là ci stanno le case popolari, Giulia! Ok! Minchia, ci fumiamo una siga, Giulia! Io e te! Come una volta! Come quando ci siamo conosciuti! Giulia! Giulia! Però questo no così!